Partendo sempre dallo spunto della giornata della memoria, quindi nel ricordare la Shoah, l'Olocausto, cerchiamo di emozionare, di sensibilizzare i ragazzi anche con ciò che è accaduto a Cavriglia e le atrocità che sono state commesse in questo territorio tra il 4 e l'11 luglio del 1944. Quindi raccontiamo le drammatiche vicende familiari, la quotidianità di queste persone, semplici contadini che furono barbaramente trucidati nei massacri nazifascisti durante questa ritirata aggressiva della unità della Hermann Göring. Il massacro del comune di Cavriglia è il quarto in termini numerici su scala italiana dopo Marzabotto, Sant'Anna e le fosse Ardiatine. Questo la dice lunga per quello che avvenne in questi paesi che vennero interamente devastati. Meleto Valdarno, delle frazioni del comune di Cavriglia colpite, ebbe 93 vittime. La pagò con il prezzo più alto e più caro. Le case che mi sono intorno, le case di Meleto, vennero quasi interamente distrutte e bruciate dai soldati e tutto fu devastato. Immaginate quanto sia stato difficile ricostruire questa comunità, soprattutto per le donne, per le vedove che vissero momenti, anzi direi decenni drammatici. Oggi, se non facciamo memoria e se non costruiamo dei valori specifici sulla storia e sulla memoria, niente è servito.